Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi siamo qui sul sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina perché vogliamo condividere con voi le tante storie che giungono qui a San Giovanni Rotondo. Attraverso l'indirizzo dei email che vedete in sovraimpressione stiamo cercando di condividere tutte le vostre storie. Ecco, un po' alla volta le racconteremo tutte, come quella di un nostro amico che vuole condividere la sua storia. Ecco, un uomo che ha trovato la speranza, ha ritrovato la speranza, la fede, attraverso Padre Pio. Ci ha chiesto di mantenere l'anonimato, ma la sua esperienza è tanto potente quanto intima che merita di essere raccontata. Allora noi useremo il nome di Giuseppe come il papà di Gesù, come il marito di Maria. Molti anni fa, ecco, parlando di questo nostro amico, appunto Giuseppe, e di sua moglie, decisero di visitare San Giovanni Rotondo durante una vacanza al mare qui vicino, pregando così dinanzi alla tomba di Padre Pio e visitando i luoghi del convento. Trascorsa quella giornata, la figura di Padre Pio scompare dalla loro mente. Anni dopo, aiutando i genitori a traslocare, trova due rosari appartenenti a sua mamma, uno con l'immagine della Madonna, l'altro con l'immagine di Padre Pio. Solo più tardi scopre quanto Padre Pio fosse devoto a Maria. Una coincidenza? Forse no. Decide allora di iniziare a recitare il rosario quotidianamente, usando quello con l'icona della Madonna e lasciando da parte l'altro. Senza una ragione specifica, sente così il bisogno di conoscere meglio San Pio. Inizia a leggere libri, pubblicazioni, interviste ai figli spirituali di Padre Pio. Decide anche di recitare il Santo Rosario ogni giorno, con la corona di Padre Pio precedentemente accantonata. E arriviamo così ai giorni nostri. Lo scorso anno un vicino di casa gli confida che a sua moglie Deborah, 53 anni, è stato diagnosticato un male incurabile. Giuseppe si rivolge a Padre Pio chiedendogli di intercedere per alleviare così tutte le sofferenze di Deborah. Prega quotidianamente fino allo scorso 25 aprile, quando la malattia ha il sopravvento. E allora invoca così nuovamente Padre Pio, chiedendogli di accompagnare Deborah verso una nuova vita di pace, di serenità. E beh, il giorno dell'ultimo saluto a Deborah, Giuseppe entra nella cappella dell'ospedale Careggi di Firenze. Nota con stupore che accanto al crocifisso c'erano due quadri, uno della Vergine e l'altro di San Pio da Pietrelcina. Di nuovo questo accostamento, sempre una coincidenza? Si chiede allora Giuseppe. Quell'accostamento che gli ricorda i due rosari trovati in casa dei genitori, dove tutto era iniziato, qui ha la chiara percezione che attraverso quella tela Padre Pio gli sta comunicando che le sue invocazioni non erano rimaste inascoltate. Allora questo pensiero gli dona gioia, spronandolo a proseguire in questo suo percorso, in questo suo percorso di preghiera. Considerando quello che è avvenuto da quell'estate ad oggi, si chiede Giuseppe, possibile che sia tutto una fatalità? Forse sì, forse no, lui racconta. Ma è difficile pensare che non ci sia un filo conduttore tessuto nel tempo della provvidenza che gli ha aperto il cuore a San Pio. Questa è per Giuseppe una certezza inconfutabile.